trovati con un nuovo appuntamento con Good Night Milano. Questa sera sono qui a fare il sostituto di Andrea Valdeschi, che ahimè non è potuto esserci, ma so che ci teneva tantissimo a essere qui questa sera, cosa che io invece temo un attimino, perché sinceramente sono in preda alle idee pazze delle mie producer, che questa sera hanno organizzato una puntata con un mondo a me completamente sconosciuto, ma che andremo insomma a scoprire insieme ai ragazzi di ATM Shitposting. Buonasera. Buonasera. Diamo il benvenuto a Roberto, Alessia e Francesco, giusto? Sì, sì. I tre menti, punto, ad ATM Shitposting. Che menti? Allora, prima di tutto, che cos'è ATM Shitposting? Cioè, giusto facciamo capire velocemente. Allora, è una pagina satirica che punta tutto il suo contenuto su ATM, sui trasporti pubblici milanesi. E okay, diciamo che durante la sua nascita, cioè durante il suo percorso, fa anche dei dissing anche alle altre. Quindi è una pagina su Facebook, quindi sì, cioè, facciamo un po' le amici, no? Facciamo. È una pagina su Facebook dove fate dei post satirici, barra presi in giro, sì, ma sul mondo di ATM, ATM, giusto? Sì. Sul TM, sì, sì, sul mondo di ATM. Come è nata l'idea del genere? Cioè, è mia. Tua, così. Diciamo che su Facebook ci sono varie pagine di questo tipo, no? Uh-huh. Ne ho vista una sulla Alitalia in particolare, ma anche su altre compagnie in generale, dove si parla sempre in modo puramente ironico della compagnia, e ho detto perché non trovare qualcosa che sia comune a tutti i milanesi e a tutta la Lombardia in generale anche, perché comunque l'area di Milano non è solo Milano, ok, ma comprende anche le altre province, quindi era un target diciamo abbastanza alto e che poteva, diciamo, fidelizzare molta gente in un campo molto ristretto. Come siamo? No, come siete seri, poi? Mamma mia! Fidelizzare! Mai sentito complimenti mia. Dalla vostra serietà, ma che vi fa capire quanto in realtà è tutto molto pensato, cioè... Sì, sì, non no. È che cioè, l'ho pensata una sera buttata così, però il pensiero dietro è quello. Però pensiero, insomma, saranno felici i vostri professori all'università, che vuol dire, insomma... Insomma, no, se mi vedessero! Ma invece ATM cosa dice? Abbiamo ancora denunciato? No, in realtà ci hanno pensato. Sì, con la vecchia amministrazione. Primo contatto con ATM hanno detto: ma secondo me ci prendono in giro, dobbiamo buttarla giù. Per fortuna siamo ancora qua e ci hanno contattato direttamente l'ufficio social di ATM e abbiamo avuto anche certe collaborazioni. Sì, sì, sì. Siamo, diciamo, siamo in buoni rapporti, diciamo. E tu adesso come sei finita in mezzo a tutto questo? Ma in realtà ho scoperto la pagina quando ancora non aveva troppi likes e mi era piaciuta da subito, per cui ho iniziato anche io a fare dei meme da mandargli. E quindi dopo un po' che in posta glieli mandavo. Okay. Mi facevi dei meme. Sì, cosa sono i meme? E anche meme. Okay. Sono, diciamo, immagini in questo caso, okay, satiriche, appunto. Su ATM. Per cui... Allora, io farei una cosa. So che Camilla ha fatto una certa cernita di alcuni vostri meme, appunto. Sì. Che cosa sono i meme? E allora so che possiamo iniziare con ATM per il sociale, così l'ha voluto chiamare. Eccone qua uno. Io vi giuro non ho capito che cosa significa. Me lo spiegate un attimo? Prego. Cioè, come si fa a leggere un meme? Adesso che ho capito che lui è una persona, sì, sì, è una persona seria. Roberto è la parte seria, la parte sì, scientifica, analitica del gruppo. Cioè, se odi il povero controllore, cioè sì, quello, esatto, è perché tu non hai occhi, orecchie e soprattutto non abbonamento, e quindi ti becchi la multa, cioè è un è un gioco sul fatto che non prendi la, cioè non paghi, insomma, che non paghi. Ok, andiamo avanti. Jason, so che ce ne sono altre sempre di ATM per il sociale, eccolo qui. Questo è simile il concetto. Questo è il famoso salto del tornello, esatto. Okay. Grande questo tema, è ricorrente, è abbastanza facile. Ne abbiamo altre per il sociale? Io chiedo a Camilla perché non ho tutti i numeri di quanti ne abbiamo. No, ok, allora torniamo a noi. So che voi avete anche in un certo senso personalizzato, personificato proprio anche alcuni metropolitane, alcune stazioni, giusto? Sì, diciamo di sì. Cioè c'è gente che si schiera a fronte di una linea o di una stazione in particolare. Cioè diventa una specie di Palio di Siena delle... Sì, che è una roba surreale se pensi magari... Cioè, in una... per me guarda, la gente la stai facendo, cioè, per me, pensa per me cosa può essere.
No, perché anche rispetto a Roma o altre città non penso che ci sia questa roba, la linea rossa. No, ma c'è tanto che c'è la metropolitana, quindi sono sotto offesa dei romani. Dai, quindi c'è chi si schiera... Sì, per la linea preferita, che magari prende tutti i giorni o che usa comunque spesso. Poi le avete anche abbastanza, cioè date anche degli anime, avete dato queste linee. So che la linea soprattutto alle fermate anche. Alle fermate, cioè tipo per esempio... Per esempio Maciacchini è, diciamo, la malavita, non è così, però è la malavita delle fermate. No, allora, facciamo subito un disclaimer all'inizio. Tutto quello che diremo questa sera è ironico, non ce l'abbiamo con voi, capitate in quelle zone, fatemi una ragione, poi se non mi va bene di ridere su quello che avete sotto casa. Ecco, diciamo Maciacchini nell'immaginario da TM Shitpost è quello che accoltella la gente. Esatto. Mi chiedo che ci sia cosa stavamo correndo allora. No, ne parliamo. Esatto. Sulla M4, so anche che avete, insomma, che non è ancora arrivata, però sarà il nuovo arrivo, quindi già siete lanciati. Abbiamo ad esempio dei meme. Vabbè, sulla M4, ecco. Questo ve lo spiegate. Questo era, allora, all'epoca c'era una pubblicità che ha fatto anche abbastanza molto scalpore, che era dei gioielli Pandora. Ah, sì, vediamo. Un ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, una linea blu. Secondo te cosa la renderebbe felice? Gesù, vediamo l'immagine. Ok, grazie. Perfetto. No, scusa, tu devi dire su quella che dicevamo. No, quindi il meme riprende la pubblicità appunto di... Perfetto. Andiamo avanti, che quella dopo è molto sottile, secondo me. Perché c'è uno che dice stasera vado a letto presto, ma poi si ritrova a leggere il mattino su Google e cosa cerca? Perché hanno fatto la M5 prima della M4? Beh, questa domanda è cosa che si chiedono in molti alla fine. Quindi questa è la domanda che ti tiene sveglio la notte. Sì, ma in modo ironico c'è sempre su giocare sul fatto. Sempre. Poi magari c'è chi lo fa davvero, non so. Ne abbiamo altro sulla M4, chiedo sempre a Carmine. No, ok, quindi andiamo avanti. Allora, io so che insomma ci sono anche però degli acerrimi nemici di ATM, no? Nel mondo dei trasporti. C'è Trenord, diciamo che... c'è ATAC. Qualunque cosa sia fuori dal cerchio dei tangenziali. Diciamo che noi di Milano siamo un po' spocchiosi, almeno io non so di Milano, però nemmeno io tra l'altro. Tu sei di Milano almeno? Sì, però sono a Bucinasco, però. Ah, quindi cioè tutti in realtà pendolari. Siamo tutti pendolari. Esatto. Ecco, forse infatti la maggior parte di quelli che ci segue è pendolare, sì. Perché tutti sono una buona parte. Infatti... per appunto la storia che dicevo, che comunque ATM la usano non solo a Milano. Tra l'altro tutto l'odio che noi riversiamo su Autoguido Via di solito è dato da me, che io invece fruisco del loro servizio. Vabbè, ma è terapeutica in realtà la vostra. No, sì, anziché mandare i richiami a loro per 100 volte, vabbè, ci faccio un meme e ci rido sopra. Quelli che hanno piccato il contorno, cioè meglio così, se almeno vi sfogate, però potete arrivare tranquilli a sera. Vi parlavo appunto di M4 e M5, anche su M5 abbiamo dei meme che dovete spiegarmi, tipo questo. Questi non lo venire a me, c'è solo vostro nonno, praticamente anche tanto con l'età ci siamo quasi, spiegatemi questo meme. Chiedo. No, perché lo fate? Allora, M5 Lilla, al tempo erano, diciamo, esplosi questi rapper americani trappisti, cioè trap americana, che il loro nome da strada era Lil, che ne so, Wayne, Lil Pep, Lil Pump. Mi conosco Lil Kim, c'era qualcosa del genere. Sono 100.000. Sono 100.000. Vediamo, infatti, era un gioco di parole. Come l'avete fatta, quindi questa diventa da Lilla a... Lil. Lilla, vedi la capigliatura, dice Eschere. Sta un po' da rapper americano, Eschere, il nome della frenata, perché richiama un po' quello che chiama di... Ascolto Wad per quello. Cosa, grazie a Wad, riesco a stare sul pezzo anch'io. Andiamo ancora se c'è qualcosa sulla M5, se no passiamo invece a dei meme che appunto raccontano un po' tutte le metropolitane, no? Ne abbiamo alcuni, appunto, vediamo. Eccola qui, allora. Questa qui è presa dai Griffin. Dai Griffin. E la M5 dice: perché vi credete meglio di me? Beh, diciamo che M2, M3 e M1 sono quelle storiche. Okay. Quelle che la gente ci passa tutti i giorni. E l'M5, diciamo, sì, è bella e tutto, però non molti la prendono. E quindi diciamo che c'è questa
Un po' una linea borghese, diciamo. Esatto. La linea dei ricchi, La linea dei ricchi, sì. Diciamo. Che è la linea per venire più su da noi, tra parentesi. Insomma, siamo ben felici di finire su questa linea. Continuiamo a vederli. Jason, mandali proprio a raffiche voi tornato, perché insomma, i ragazzi mi stanno aprendo un mondo. Ecco, questo. Allora, questo qui va analizzato, credo, perché. Allora, la M1 e la M3 portano verso una autorità, da quanto vedo, mi sembra, giusto? Sì. Sono anche economicamente di destra e di sinistra, vedo che avete deciso. Mamma mia. La M1 e la M2 sono più economicamente di sinistra, invece la M3 e la M5 più economicamente di destra, e invece la M2 e la M5 portano verso un'economia più libertaria. Cioè, ci vuole di uomini per gestire una cosa del genere? In realtà molto meno di quanto credi. Ma le fate tutti voi oppure c'è una collaborazione? No, dopo un po' che è partita la pagina abbiamo deciso di aprire la community. Sì? Quasi come un progetto open source, faccio informatica, quindi che abbiamo lasciato che i nostri utenti possano creare contenuto in pratica. Altro che Wikipedia, verrebbe da dire. Più o meno. Cioè, più o meno. La community quante persone conta? Sulla pagina, quindi fuori dal gruppo, sono 29.000 adesso, mentre il gruppo che abbiamo aperto poi mi sembra siano all'incirca sui 4.000. 4.000 che vi mandano suggerimenti? Non tutti e 4.000. No, però insomma... E poi voi vagliate, perché cioè, sì, diciamo sì, che sì, ci saranno sì, quelli sì. Che vengono a fare ridere, sì, esatto, sì, sì. Ovviamente filtriamo perché però, di tutti. Se non quelli belli noi. Invece vengono poi postati. Sì, sì. Mm-hmm. Quindi avete una grande community che vi dà una mano su questo. Sì, poi c'è anche discutono, c'è un'area di discussione, fanno quello che vogliono, insomma. E spesso e volentieri poi si passa invece ai confronti. Allora, abbiamo 5 membri sui confronti, eccoli qua. Qui avete usato il mondo Nintendo invece, giusto? Sì. Cioè l'M4 sarà cioè, un'altra categoria, questo di spiegare? Sì. Ok, perfetto. Andiamo avanti, vediamo il prossimo. Questo è lei team questo? Sì, sì, fatto con le linee. L'hai fatto con le linee, che anche qui infatti vedo che l'M5 avete messo sberla, quindi c'è quello un po' più francese del gruppo. La M2 è Pie Baracus. M1 che è il più anziano, quindi è anche più saggio. La M3 è il giorno. Sarebbe interessante capire anche questo. Ecco, assassino. Guarda, sono felicissimo del commento. In questo momento Davide Daui ha scritto, perché dice: che disagio i meme spiegati agli anziani. Sì. È proprio quello che sto facendo in questa puntata. Io vi chiedo scusa a tutti quelli che ci stanno guardando, che saranno interdetti dal vedere questo anziano che vuole capire qualcosa di meglio. Cioè, guardate, io vivo su Facebook da 3 anni ormai con Milano News, ma devo dire che tutto questo mondo è un mondo completamente a me sconosciuto. Da domani vabbè farò anch'io San Siro Cipolle, qualcosa del genere, ma mi darò anch'io ai meme. È sempre qua spaziamo sui giochi di ruolo. Qui allora io lascio proprio, cioè, spiegami. E nei giochi di ruolo ci sono delle classi per il tuo personaggio, e non a caso comunque ti faccio notare che la classe dell'assassino qua è impersonata da Maciachini. E quindi appunto abbiamo associato a ogni classe una metropolitana, anche un bus, come vedi. Bellissimo, ecco, si vede che sono i vostri fan che stanno scrivendo, perché dico che sì, è vero, sarò anche anziano, ma sempre più giovane dell'età media di QT8. Wow. Quindi si va sempre comunque a parlare di zone e... Allora, qui adesso io lo voglio dire, c'è una dolce nera con tanto di flag azzurro che ha appena detto una delle mie pagine preferite. Sto male, c'è la dolce nera, io adesso ti adoro. Adesso credo che sia lei. Abbiamo fatto il botto, io ho smesso di guardare The Voice da quando non c'è più lei, quindi insomma siamo ben felici. Grandi bacioni, sì. Una delle vostre grandi, grandissime fan, insomma. Oppure un hacker che ha hackerizzato il profilo di Dolce Nera, però noi vogliamo credere che sia lei, giustamente, infatti. Continuiamo allora a vedere altri confronti. Ecco, allora, questa qui è proprio, cioè qui andiamo oltre il nerd, però. Cioè, io veramente
manga, anime e qual è l'ATM adaption, cioè adaption. La realtà. Ma perché anche qui c'era il meme che veniva sempre fatto manga, anime e l'adattamento di Netflix, che di solito era una mezza cacata rispetto ai lavori originali. Per cui appunto abbiamo fatto vedere, non so, manga, anime, che erano due cose molto... E poi com'era in realtà, ecco. L'adattamento di ATM. Andiamo avanti ancora con i nostri meme. Qui abbiamo non riesco neanche a leggere. Questa è Camilla, questa qui mi spiace, non riusciamo neanche a leggere cosa c'è scritto. Questo è il 14. Forse la domanda sulla Trinità. Ah sì, le tre parti della Trinità, okay. Sì. Beh, me la ricordo. Sono M1, M2, M3. Sì. Ok, perfetto. Andiamo ancora avanti. Ma insomma, ma quanti... Intanto mentre vediamo i vari meme passare qua, c'è un altro che ATM fatti, i fatti di ATM, quindi un libro che dice che il Meneghino è meglio del Leonardo. Io non sono d'accordo comunque. Ah, qui c'è il dibattito. Sì. Allora, il Meneghino qual è? È il treno, quello che... come faccio a spiegarlo? Allora, faccio domanda io. È quello che c'ha i... Quello è Leonardo. No, quello è Leonardo. Ok, quello è Leonardo. Perfetto. Quindi sì, Meneghino è meglio del Leonardo, sì. Ok, sono d'accordo con voi. No, dicevo, quanta produzione fate? Cioè, ne fate veramente tantissime. In base al tempo e alla nostra disponibilità, di solito. E quando non postate, la community reclama? In realtà no, però, cioè... Noto che c'è una certa fidelizzazione, perché alcuni periodi non abbiamo fatto nulla e quando abbiamo ripreso comunque i livelli erano simili di interazione. Allora, visto che poi abbiamo parlato di cose difficili per me, adesso io vi do la stessa... Allora, abbiamo tre personaggi, tre foto, vediamole, di tre personaggi che insomma dovreste in teoria conoscere. Allora, primo è questa signora qua, chi è? È la voce della metro. Vabbè, siete veramente fuori classe. Sì. Come si chiama? Questa è più difficile, non ho studiato. Lorena. Okay. Lorena è la voce ufficiale della metro ed è colei che, per quella della mia generazione, ha cambiato un nome di una stazione. Quale? Vediamo se lo sapete. Linea rossa? Bella domanda. Gamba. Ah, perché per noi sempre stata capito. Per noi era sempre stata Gambara. E invece un bel giorno così scopriamo essere invece Gambara e abbiamo dovuto cambiare completamente le nostre abitudini. Un'altra foto, un signore ormai che non c'è più. Chi è lui? Io confido. Sì, esatto. Sono riuscito a fregare quelli da TM sul posting. Ce l'ho fatta. Non abbiamo studiato. Ingegnere. Bob Nord. No. Non vi dice nulla questo nome. È colui che ha inventato le segnaletiche della M1. Ah. È colui che ha inventato anche il logo di Agip e di tante altre grafiche italiane. Ma soprattutto lui ha vinto tantissimi premi perché si è compasso. Esatto, nel 64. Nel 64, bravissimo, quando aprì la M1. Tra parentesi, ancora cioè, in questo momento, se no, come dicevo appunto, non esiste, non c'è più, è ormai defunto da anni, ma la sua tomba è nel famedio del cimitero monumentale di Milano, quindi insomma per il suo grande apporto alla città. Tra parentesi, così una notizia a margine, la grafica della M1 di Milano fu quella che poi influenzò quella della linea di New York, da New York City. Quindi l'ultima, secondo me lo conoscete, eccolo qua. Ma quanto sarebbe bello il mondo se il metro arrivasse ovunque. Quindi insomma, questo è un vostro meme per caso? Sì. No. Siete sicuri che è vostro? Camilla, chiedo, è loro, okay. È loro che l'hanno riconosciuto. Sì, fanno finta perché quelli che arrivano dalla community li fermiamo di solito. Ah, questo quindi è uno disconosciuto, se è fatto dai nostri fan è firmato, nel senso che mettiamo il suo nome. Ok. Abbiamo preso un po', cioè non c'era un apocrifo questo, era uno di quelli nascosti, non l'avete pubblicato poi. Non me li ricordo tutti, era vecchio, quindi era un po' vecchio, magari non... No, perché insomma, lei ha avuto un corpo. Sì, ho detto cosa? Già che ci vedo poco, per cui ero lì tipo... Se avessi visto la mia faccia, dicevo non ce lo vado, perché sono tutta di verde, cioè... E dai, pure tu. Per la linea, immagino. Ovvio. Infatti, le vostre linee di riferimento quali sono? Cioè... Io la verde. La verde. Sì. Tu è la verde. E noi due la rossa.
Però da direzioni opposte. Sì, io sesto primo maggio. E io mi sceglio. Ma che sono? Adesso sono due linee completamente diverse. In realtà, anche se è la stessa linea, no. Si vive proprio un'area diversa. Ma sì, dall'aumento in su. Sì, contando. Sì, esatto. No, esatto. Sono tre linee, direi. Una centrale da pagare Loreto, esatto. Una sopra Loreto e una quella qua sotto che viene da questa parte. Vedi, no? Il tipo di gente che sale. Va bene, sto cominciando anch'io a impazzire l'entrare nel mood di ATM Ship Posting, ma non sono finiti i vostri. A Dolce Nera ci conferma che lei davvero. Comunque dice: comunque, categoria migliore è tasto di apertura porte delle metro. Ah, è l'ultimo, l'ultimo meme, sì, che abbiamo messo. Sì, ma noi è proprio una. Cioè, io ringrazio tutti su Dolce Nera. Chi sta seguendo, avevo un follower, dovete fare un premio o fare almeno adesso un meme. Un meme su Dolce Nera. Sì, cioè, a questo punto, cioè, dovete farlo Dolce Lilla, Dolce Nera. Cambiate, fate il meme per ringraziare. Da disagio wave a TM Sheet Posting. Infatti, va bene. Dolce Nera, hai fatto veramente felici tre ragazzi che ormai potete. Cioè, basta dopo questa. Chiudete. Chiudiamo la pagina. Chiudiamo la pagina, ciao. Esatto. No, archiviamo. No, anzi, infatti, non vuole. Ci sono tre fermate che, con cui avete però fatto dei meme abbastanza particolari, che sono Cadona, Garibaldi e Loreto. Andiamo subito a vedere, sono tre fermate, insomma, fondamentali, importanti per la città di Milano. Iniziamo da Cadona. Cosa abbiamo? Cadona? Ah, c'è un cartello, dice Salvini, sei sulla linea rossa. Siamo andati un po' sul politico. Questa è salata. Questa non era vostra, era lì, quella che solo ripubblicata, diciamolo. Sì, sì, sì. Questa era Loreto. Passiamo, cosa mi date adesso? Cosa mi date adesso alla regia? Cadorna, Cadorna. Ah, è uno spartiacque. Due mondi. L'interscambio, diciamo. L'interscambio, ok. Ma c'è anche, insomma, c'è anche cultura nel vostro pagina, che non possiamo chiamare, il vostro mondo. Nel vostro mondo c'è anche cultura, perché si fa anche la storia di ATM. Quindi abbiamo trovato dei meme che hanno a che fare con la storia di ATM, non credo sia questo. Vediamo dov'è. Allora, questo qui, ad esempio. Com'è che una linea riesce a conquistare una guerra? No, sì, perché ultimamente c'è questo bot nato su Facebook, okay, quindi spiegami. Tutto automatico, okay, che ha fatto partire, diciamo, una terza guerra mondiale su tutto il mondo. Ok. C'è un posto automatico ogni certo intervallo di tempo, una nazione viene scelta casualmente e in base al proprio centro conquista quella con il centro più vicino al suo. Sì, un po' di complessa. Ho voluto fare lo spaccone. E quindi lo qua spiego bene. E quindi qua avete fatto che una linea può una sorta di replica o comunque cioè, una referenza. Che bisogna anche stare attenti a tolluzione nelle altre pagine. Perché quello che se ti perde a metà del divertimento. Sì, perché quello che è tendenza si fa. Tutto quello che è tendenza. Mio Dio, andiamo avanti. Andiamo avanti sempre sulla storia di ATM. So che c'erano tre immagini della storia di ATM. Eccola qui, vediamo questa che cosa dice. Riuscite a leggere? No. No, dice: ho capito che ATM fosse un master quando mi sono reso conto che hanno piazzato il capolinea della S6 a Piazzale Loreto. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per arrivarci. Questo è un post sulla pagina. No, questa è sulla community. Questa tu entri in diretta e me la spieghi perché non l'ho capita. Sì, non sto scherzando. Adesso vieni qua. Totale, grazie. Apri quella porta, entri, fai il giro, vieni qua e me la spieghi perché giuro che non l'ho capita. Allora, vieni qua, il microfono 1 è tutto tuo. Date buonasera a Camilla Esposito, producer di Good Morning Milano, ma che per l'occasione è qui, qua, guarda là, e no, ce la spieghi questa qua. Facciamola vedere, Jason di nuovo. Sì, non devi urlare. Fai buona. Allora, dai. Allora, perché dovete pensare al numero 56 scritto in romano. Ah, era 56. Ah, non era 56. Allora sì, ok. Ok, come si scrive in romano? Non lo so. È lui. W-I. No. Lui. Lui, il grande. Lui. Sta sempre in campo politico. Sì. Quindi che trovi tu comunque. Andiamo a vedere l'altra, stai qui che me la spiega anche l'altra, sempre sulla storia di ATM. Qui c'è un vecchio 3310 con scritto ti vedo sempre con la rossa. Era un vecchio spot. Questa è una vecchia pubblicità proprio di ATM. Questa è proprio storia vera. Ok, va bene, allora dopo questa ti ringrazio, puoi tornare alla redazione. Saluta tutti i parenti a casa, grazie. Insomma,
ne ha visti tanti, poi so che ci sono anche altri che hanno che fare di poesia, ormai stiamo quasi in conclusione, tantissimi commenti, ragazzi davvero siete straseguiti, sono arrivati tantissimi commenti, non solo da Dolce Nera, vi dico, c'è anche altri, no, altri cantanti no, nel senso, spero non siano account fake, no, 10 account per la stessa persona, mi manda cuori come se piovesse, e dico, cioè, adesso quindi se continueremo così, beh, l'arrivo della M4 cambierà tutto, però. Eh beh sì, nuovi contenuti, nuove persone che arrivano. Quali sono i vostri cavalli di battaglia, i vostri meme a cui tenete di più, le vostre battute, cioè le vostre... Beh, diciamo che ognuno ha il suo meme con più like. Sì. Ognuno ne va fiero, c'è cioè alcune che... Per esempio il mio non ne vado tanto fiero. Perché c'era un meme, era di un gabbiano che urlava a caso. E praticamente questo gabbiano inizia a dire si raccomanda ai passeggeri non superare... E poi urla la linea gialla. Ha preso tantissimi like, non so neanche il motivo, però. Una volta è inspiegabile, Alessia? Allora, in realtà. O la cosa che appunto vi fa più divertimento della pagina vostra? È quella, la mia preferita forse è quella di Maciachini, proprio perché era iniziato tutto facendo con un meme con la metropolitana gialla con in mano un coltello che diceva: "Mess with Maciachini, you get Staberini." E quello lì, boh, io ce l'ho nel cuore. La mia era il monologo, quello dello speaker di Garibaldi, che è anche quello che ha fatto decollare la pagina, perché prima avevamo 100 like e con quello pubblicato, poi l'ho condiviso sul mio profilo per dare più visibilità anche alla mia lista amici, e poi ha fatto un giro che neanche ce ne siamo accorti, in 24 ore avevamo 2000 like sulla pagina. Ah, vabbè, sì. Un caso sicuramente da studiare, da portare davvero alle grandi università per capire come si fa veramente in così poco tempo. Quanto tempo è che ormai siete dietro? 2 anni. Paio d'anni, mi dicevi? 20? 29.000. Insomma, 30.000 milanesi che vi seguono, non solo, diciamo, non so. Appunto, da tutto. Secondo le statistiche anche fuori dall'Italia. Secondo statistiche anche fuori dall'Italia. Sì, beh, poi c'è da dire che c'è gente che ci segue e crede che noi siamo la pagina ufficiale di ATM. No, aspetta, allora, stavamo chiudendo, però aspetta, giù, allora, chi viene dopo di noi, giuro che do più tempo, perché insomma in questo momento mi sento che chi, quella che ruba sempre tempo alla Gruber, e poi la Gruber si raga dopo, e chiedo a Gianmarco Duvina ancora un minuto, poi dopo lasceremo lo spazio allo sport in rete, ma come vi chiedono a voi? Ma sì, se tu guardi i messaggi che ci arrivano in pagina, la maggior parte sono di persone che ci prendono come la pagina ufficiale, quindi ci mandano reclami, si lamentano di quello che gli è successo con il servizio, oppure anche, no, ma anche a volte proprio si propongono tipo di mandarci il curriculum, sì, o quando apriamo le assunzioni, robe del genere. Perché la macchinetta mi ha rubato 5 euro. E voi come rispondete a quel punto? All'inizio la prendevamo in modo ironico e rispondevamo davvero. Cioè, poi la finivamo ovviamente. C'è una cosa, cioè, davate indicazioni. Li tiravamo in mezzo. Guarda, vado alla TM Point. Cioè. Cosa gli puoi dire di più? Va bene. Allora ragazzi, questi sono i 3 geni che sono dietro alla TM Shitposting. Davvero io vi ringrazio tantissimo. Mi sono informato, ho scoperto un mondo pazzesco. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Cioè, grazie. Che faccio il più metropolitano possibile a questo punto, così che veramente continuiamo già. Meglio metropolitana, busta, cos'è che vi dà più da campare sui meme? Più la metropolitana, lega di più, diciamo. Anche perché la metro la prendono tutti. Chi viene da fuori la metro la prende. E poi l'esperienza insegna, l'odio lega di più di tutto il resto, per cui basta coalizzarsi contro un nemico comune qualsiasi, tipo ATAC appunto, oppure stava autoguidami, e subito si va. Fantastico, un mondo si vede, l'amore che possa unire invece è l'odio che può unire contro l'azienda trasporti municipale, che quindi viene presa di mira su ATM Shitposting, ma che insomma sappiamo avete comunque stato stampato un sorriso anche ad ATM, perché appunto cominciate, sì, poi siete riusciti anche a collaborare con loro. Davvero complimenti vivissimi per quello che state facendo. Grazie, complimenti grazie a tutti quelli che vi seguono, e complimenti a Dolce Nera, che insomma è una bravissima cantante, sappiamo anche che vi segue, quindi sono ben contenti che ha seguito questa diretta. Magari ci segue anche Milano News da oggi, saremo contenti. Dai piazza sto like. Va bene.
Grazie mille ragazzi, buona serata, grazie mille. Grazie, grazie, grazie anche a te. Buona serata a tutti voi che ci avete seguito, Good Night Milano finisce qui, fra poco sempre in diretta qui su Milano News, Gianmarco Durina che parlerà dello sport, lo sport in rete, e già vi divido dentro le quinte, una puntata davvero davvero interessante. Grazie mille, arrivederci, a presto.